back from the dead. Ciao, benvenuti su Spiegato Semplice. Oggi vi mostrerò come poter creare video in verticale ottimi per Reels, per creare Reels, Instagram, TikTok e Shorts YouTube. Come fare? Molto semplice. Oggi utilizzeremo il sito Canva, canva.com. Tutti quanti ormai conosciamo canva.com. Dopo esservi iscritti al sito con le vostre credenziali, potrete creare dei progetti. Uno di questi appunto si chiama Reel Instagram. Se vedete qui su questa schermata, già lo trovate qui sotto, ma potete anche tranquillamente scriverlo qui e trovare appunto Reels Instagram. Questa già è una videata sulle varie composizioni, sulle varie tipologie di Reels che si possono fare. Ci sono alcuni video da poter utilizzare e modificare, ma nel nostro caso clicchiamo qui, crea un documento per Reels Instagram. Ripeto, questo tutorial serve per creare video verticali non solo per Instagram, ma per TikTok e anche Shorts YouTube. Come vedete, ovviamente su questa schermata vediamo il rettangolo vuoto. Dobbiamo inserire il nostro video. Come dicevo poco fa, esistono già dei modelli di Reels già fatti, quindi da modificare solamente. Ad esempio, selezioniamone uno a caso. Come vedete, già lui ci dà una tipologia di Reels, di video verticale da poter utilizzare a nostro piacimento. Possiamo modificare il testo, ad esempio. Possiamo anche modificare la foto, la possiamo spostare, la possiamo cancellare e ovviamente possiamo inserirne qualcuna di nostro piacimento, magari se abbiamo già delle foto nostre, oppure possiamo adoperare le foto che ci dà il sito stesso. Noi ovviamente vogliamo creare i Reels con i nostri video, con i video fatti da noi. Quindi ritorniamo indietro. Ecco, questa è vuota. Allora, carichiamo i nostri video. Qui sulla parte sinistra troviamo caricamenti, carica contenuti multimediali. Prendiamo il nostro video in verticale, prendiamo il nostro video e cliccandoci sopra apparirà qui. Possiamo modificare ovviamente le dimensioni per adattarlo a piena immagine, quindi sul nostro rettangolo. Quindi già, come vedete, questo lo conoscete, è l'immagine che utilizzo spesso per realizzare l'intro dei miei video sul canale YouTube. È un video senza audio, come vedete. Noi possiamo anche aggiungere dell'audio, quindi su questa schermata dove c'è immagini, video, audio, possiamo selezionare già dei brani che magari precedentemente abbiamo caricato, oppure se avete un piano a pagamento qui su Canva ne potrete selezionare qualcuno, magari qualcuno già lo trovate anche gratis. Ecco, ad esempio, quindi possiamo selezionare questo e lui già sotto il video lo mette. Come vedete qui c'è la parte dedicata all'editor del video, quindi possiamo apporre le nostre modifiche. Cliccando qui, come vedete, parte il video con la musica. Ovviamente l'audio lo possiamo regolare, possiamo ridurre gradualmente. Allora, questo è un audio già appunto che troviamo nella libreria di Canva,
ma se volessimo caricare un nostro audio, sempre qui sulla parte di caricamenti, caricamenti contenuti multimediali e caricate il vostro audio. Io precedentemente ho caricato già un file audio. Andiamo a inserire. Sempre posso modificare questo, quindi se volessimo inserire un testo basta cliccare qui sulla parte sinistra testo e aggiungere il nostro testo. Ovviamente noi il testo lo possiamo spostare a nostro piacimento. Possiamo anche creare un'animazione del nostro testo, ad esempio questo qua. Possiamo inserire anche delle emoji. Qui sulla parte sinistra, questa parte è più importante per modificare il nostro reel. Qui possiamo inserire audio, video, testo, immagini e anche emoji. Mettiamo la faccia sorridente. Bene, dopo aver completato, quindi dopo essere soddisfatti del nostro risultato, basta scaricare il video cliccando qui, condividi, scarica video in MP4, quindi MP4, scarica. Questo è il video che ho realizzato con Canva. Quindi, come dicevo, questi tipi di video verticali possono essere utilizzati sia per creare reels su Instagram, TikTok e Shorts YouTube. Bene, da spiegato semplice è tutto. Non mi resta altro che augurarvi una buona continuazione di giornata e a rimandarvi al prossimo video. Ciao! Back from the dead.